Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale della nazione. Ecco un altro dei 12 principi fondamentali posti all'interno della nostra Carta Costituzionale italiana. Questo articolo in particolare è molto importante perché di nuovo la Costituzione italiana vediamo quanto sia in contrasto con il regime fascista che appunto venne prima di lei. In questo articolo lo vediamo perché durante il regime fascista lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica era strettamente legato a ciò che avrebbe voluto il regime fascista, per cui non vi era una centralità dell'individuo come vi è invece all'interno della nostra Costituzione, per cui gli individui hanno una libertà di formazione della cultura e di diffusione del loro sapere incondizionata, e lo Stato che deve tutelare la centralità dell'individuo e della sua volontà di sviluppare cultura. Durante il regime fascista chiaramente così non era, gli interessi del singolo individuo erano di molto inferiori rispetto agli interessi dello Stato, e quando la libertà dell'individuo andava in contrapposizione con il volere del regime fascista, ecco che la libertà dell'individuo veniva soppressa in favore di quella dello Stato. La nostra Costituzione questo non lo fa, fa esattamente il contrario, pone di nuovo al centro l'individuo e la sua volontà di sviluppare cultura e la tutela a livello di gerarchia costituzionale, che appunto è la prima fonte del diritto dell'ordinamento giuridico italiano. Neanche lo Statuto Albertino, che appunto è il diretto predecessore della nostra Carta Costituzionale, tutelava questo principio, per cui possiamo dire che l'articolo 9 è nato insieme alla Costituzione italiana ed è uno appunto delle principali colonne portanti del nostro ordinamento. Va letto insieme ad un altro articolo, che è l'articolo 117, in cui si dice che lo Stato delega di fatto alle regioni la promozione di attività culturali, ma anche il progresso della ricerca scientifica, che va soprattutto fatto grazie a istituti di ricerca e università. Ecco, progresso della ricerca scientifica che di fatto rende l'Italia un paese che compete con gli altri paesi della comunità internazionale, per cui questo principio costituzionalizzato del progresso e dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, ecco, è un po' un modo di dire che l'Italia non deve rimanere indietro aspettando l'evoluzione da parte degli altri paesi, ma che deve a suo tempo evolversi e investire nella ricerca sia scientifica che tecnica, appunto, per riuscire a portare un proprio contributo anche alla comunità internazionale intera.